Molto bene. Il barone, dopo vari insuccessi, decise di cambiare tattica. Si era proposto di prendere sempre più cura del proprio corpicino, sperando che la sua amata finisse per notarlo. Ma dopo i dovuti ritocchi e malgrado i suoi rapporti di vicinato fossero migliorati, le sue giornate non erano meno tristi. C'era comunque un grosso problema da risolvere. Il Baron Corvo sprofondò quindi in una tristezza senza pari e preferì rifugiarsi nel ruolo dell'eterno innamorato. Ma perché? Perché momo fia termonogli? Perché ami una giovane donna e non sei ancora riuscito a dirglielo. Vuoi che ti faccia vedere come hanno fatto gli altri? Tieniti forte. Mi ha scritto molte canzoni, mi ha scritto come una specie di dichiarazione, forse questa è una specie di dichiarazione. Poi lui insisteva mandandomene altre e allora ho cominciato a capire. Nella seconda strofa c'era già la dichiarazione, ma lei non lo sapeva. Ma come faceva a sapere che era una dichiarazione? Scusa. Non è un amore a prima vista, anzi è un amore che si rafforza con la vista. Sì, pensiamo di sposarci. Sì, pensiamo di sposarci. Un futuro quando prossimo. Non si sa, ma sì. Siamo stati insieme poco. Qua forse 5-6 mesi. 6 mesi, Nemmeno un anno. E poi ci siamo fidanzati. Un po' per motivi, che ne so, la mamma non fa uscire, poi, allora lo facciamo venire a casa così. Cioè, io mi vergognavo perché mi sembrava proprio, mi sentivo troppo piccola. Sono entrata e mi sono seduta a tavola senza parlare. A un certo punto mio padre fa, comincio io o parli tu? E io gli ho detto, mangiamo. Tanto lo sai che è venuta a fare, quindi che gli devi chiedere? E basta. Mario l'ho conosciuto in ospedale. C'era mia sorella e quando andavo a trovarla avevo notato questo ragazzo che stava lì e mi aveva colpito soprattutto la sua tenerezza. E ci siamo scritti delle lettere. La prima me l'ha scritta lui. Addirittura qualche volta non andava a lavorare per venire a trovarmi. Mi faceva anche molti regali e tutto questo mi piaceva moltissimo, soprattutto perché non avevo mai avuto un ragazzo così tenero. Mi faceva moltissime foto, foto che ho ancora, come ho ancora le lettere, ma non guardo più le foto e le lettere non le leggo più. La notte di Natale dell'88 andammo al cinema. La sala era piena e noi ci mettemmo comunque in prima fila. Molte volte durante la proiezione Mario si era alzato e sudava freddo, andava continuamente al bagno. Poi all'improvviso cadde per terra e non si muoveva più. Io gridai, provai a chiamare aiuto, ma nessuno si avvicinò e non interruppero neanche la proiezione.
Pensavano che fosse un drogato e invece aveva avuto un arresto cardiaco. Portate sempre vestiti neri. Non ce la facevo a levarlo. Mi avrebbe trovato così, non ce la facevo. Già 21 anni che è morta. Trentotto anni già avevo quando è morto mio marito. E poi, piano piano... Io mi vergogno a vestirmi colorato. Tutto mi dice per levare tutti i miei figli e cose. Oh, però mi sa che quando si sposò me lo toglie, ma chissà. Perché adesso mi sono abituata. Poi pur se me la lemme, metto sul bless, cosa così, però chiaro mai. Ce la faccio. Poi mi sono ritrovata sola. Sola con mio figlio e con i miei suoceri. Sì, i primi tempi hanno cercato tutti di aiutarmi. E ho fatto di tutto. Nell'89 le elezioni mi hanno proposto un lavoro in cambio di un voto. E io ho promesso che l'avrei dato. E infatti ho ottenuto anche il lavoro. Ma ho mentito, perché poi il voto l'ho dato a chi ho voluto io. All'inizio c'era un continuo via vai di gente. Venivano molte amiche a trovarmi, ma non venivano per sapere come stavo, per chiedermi cosa provavo. Piuttosto avevo l'impressione che venissero per avere qualcosa da raccontare in giro. Io, che mi ero fidanzata a 17 anni e che ero passata da una casa all'altra, mi sentivo, anche se nel dolore, come improvvisamente liberata. Questo però faceva soffrire la gente che mi stava intorno. Ma io non lo facevo per cattiveria. Lo facevo per non essere una giovane vedova già vecchia. Bobo. Che le travacche gliele hai fatte? Quando? Ma... Ma... Buone questo. Perché tu non vuoi credere che non so vivere lontano da te. Finestra chiusa nel mio cuore innamorata, questa notte son tornato. Yeah.
Qua aspettava. Anzi, e ti piettono pure tardi. Non c'è dentro. E tu che ci fai adesso? Ed ecco i risultati della 27ª giornata di ritorno. Milan-Sampdoria 5-1, Torino-Juventus 2-0, Cagliari-Napoli 4-1, Inter-Verona 3-0, Udinese-Cagliari 1-0, eccetera, eccetera, eccetera. Ma c'è di più. Illustre barone, e a quindi è rimasto senza un soldo affatto. E cosa ancora più grave assai, distinguere lo vero dallo falso non può te. Il corvo, nero per di più, il responsabile di certo è, ed il barone, sempre lo stesso, di acciderlo ha cercato, accidere, 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 gli ave gridando giorni addietro. Di buon'ora, lui medesimo, 3 sicari pagò, ma... Ma sono andato a trovare i cosiddetti sicari e li ho inteneriti. Sono quindi vivo più che mai, caro padrone. La situazione non è niente di men quindi affatto brillante per niente. Le donne che il barone aman, non lo aman. Ragion per cui non si lava dal mese di novembre. Un forte odor di carpa fragica lo avvolge da su a giù, tutto, insomma. Ma cosa farà? Andrà al mare come 3/4 di italiani? Emigrerà in Argentina come molti abruzzesi? Chiederà aiuto all'assessore al turismo? Andrà a lavorare in fabbrica? Che farà? De fatto è così. Altra cosa che potesse fare?